vincere la competizione e incidere il proprio singolo. D'Esordio ritorna dal 27 al 29 luglio all'Arzano Festival, al Kermesse del paese, nell'Interland napoletano. Si svolgerà presso la Villa Comunale. L'evento è stato presentato giovedì presso l'Aula Schulte dell'Università degli Studi sull'Orsola Benincasa di Napoli. C'è attesa per la prossima edizione, dopo il successo ricevuto dai vincitori degli altri anni, come Lidia Pastorelle e Luana Fraccalvieri, apportate rispettivamente ad Amici di Maria De Filippi e Ti lascio una canzone della Clerici. Un successo tutto campano, come ricorda il direttore del festival Luigi Pignalosa. Il nostro obiettivo più importante è quello di promuovere il territorio, ma quello di dare veramente ai cantanti, ai nuovi emergenti, la possibilità di potersi esibire davanti a telecamere importanti. Per la città di Arzano è un punto di orgoglio fare da trampolino per giovani talenti nel solco della tradizione musicale endemica nel napoletano, e così le istituzioni ben rappresentate dal sindaco Giuseppe Antonio Fuschino sono ben liete di ospitare il festival. È un momento un po' particolare, un momento di crisi, un momento di difficoltà per tutte le città, per tutte le aziende. Noi riproponiamo per il secondo anno consecutivo l'Arzano Festival perché ci crediamo, crediamo nei giovani, crediamo nella possibilità di dare un sorriso ad un ragazzo, ad una ragazza, crediamo che con qualche piccolo sacrificio possiamo creare e quindi essere quindi Arzano, in questo caso un trampolino di lancio per una giovane promessa.